Allora riprendiamo questa trasmissione con Pino Ruggero e Andrea Laterza. Stiamo parlando di quello che è avvenuto a Mola negli ultimi 2 mesi. E quindi l'epilogo, abbiamo sentito, di una crisi che nasce all'indomani delle elezioni, perché diciamocelo chiaramente, e qui veniamo alle considerazioni. Questa giunta non è stata mai al completo, ci sono stati sempre problemi, cioè è cominciata male, perché dal giorno dopo le elezioni è stata una giunta che era soltanto nella sua composizione formata da 4 elementi, non c'era poi la donna, poi hanno inserito la donna, poi c'è stato il problema con il La prima erano tre, tre, poi poi il 4, va quattro, bene, io voglio poi è pregare, arrivato la, sempre problemi, poi è poi arrivato problema Desio, col PD, 5. problema col Sì, PD, sì. perché il PD in un primo momento non era Non è entrato entrato. in giunta, poi finalmente il PD entra in giunta senza ottenere quello per cui aveva fatto delle rimostranze, vabbè, tutte questioni di Hai esatto, perché saltato un nella... passaggio. Dimmi. Questa giunta è andata male, È nata perché male. era andata male la coalizione. È nata male quella. Vabbè, questa è una de... Quindi Adesso è fino ad una arrivare, situazione. poi È una dopo, cosa che è poi c'è andata male stato. male. Sì, ma io voglio dire, Se poi c'è qualcosa è stato. E ma fondamentalmente devi sbagliato, parlare. non puoi parlare, tu devi parlare. Dopodiché, che cosa c'è stato? C'è stato il problema con questi consiglieri comunali che già dicevano in consiglio comunale che le cose non andavano. Io ricordo sempre quel poveretto di Vito Lepore, un giovane contadino che si è trovato a fare il consigliere comunale e che è rimasto completamente deluso da come vanno. Come sono andate le cose? Questo che dicevo in un linguaggio molto semplice, che poi è il linguaggio dei cittadini normali. Caro sindaco, qua la gente ci dice: ma che state a fare? Qui non stiamo facendo niente, caro sindaco. Quindi, al di là del dissesto finanziario, è che proprio non si stava facendo niente. Quindi, noi abbiamo perso 2 anni. Ora, in questi 2 anni, il sindaco, che adesso poi abbiamo detto si è dimesso, cosa succede? Diciamolo e quindi poi torniamo al È sindaco. importante Quindi, il quello che sindaco, il giorno. il 30, allora il 31 il Duno. sindaco, dopo aver preso atto che non c'era la possibilità di fare un accordo, un nuovo accordo con i Prende quattro, atto e ne ha dice, preso atto, e ha annunciato che ha ha convocato convocato la sua maggioranza, ancora diciamo non la sua quella, maggioranza, non quello che l'ultima era rimasto maggioranza, della sua quello che è maggioranza, rimasto della sua gli maggioranza, avanzi, e gli davanti avanzi, a consiglieri, assessori, ha detto io mi responsabili di partito. rassegno le Ricordiamo che in dimissioni. quella conferenza stampa non c'era solo il PD, ma c'erano anche l'altra Mola, Progetto Mola, la Tutte liste lista, civiche. del sindaco con Gianni Alberotanza e Vittorio Progetto. Farella. Bene. Quindi ha dichiarato a queste forze politiche, consiglieri e assessori, non ci sono più le condizioni per poter andare avanti. Io avevo fatto una dichiarazione il 20 di dicembre, visto che devo prendere atto che la maggioranza non c'è più, quindi io domani, 1º febbraio, andrò a rassegnare le mie dimissioni formali. E così ha fatto il 1º febbraio Perché la sera? alle ore 20. Perché alle 20? Beh, questo non, C'è un probabilmente motivo. doveva La sindacale preparare, c'era da fare, che ti devo dire? no, Alle 20, a no, fine probabilmente giornata non doveva si sta. preparare la lettera che ha allegato le sue Sbaglia. E dimissioni. quindi ha rassegnato Sbagliato, le ha dimissioni. rassegnato le Diciamo un dimissioni. momento, giusto per sempre, per far capire a chi ci segue da casa. A questo punto la legge consente Allora, al la sindaco legge, di ripensarci nonostante il sindaco abbia che dichiarato sono in consiglio comunale che irrevocabili. sono irrevocabili, la legge non ne tiene conto delle dichiarazioni verbali e c'è un procedimento che consente al sindaco nei 20 giorni successivi alla data delle dimissioni, Quindi nei quindi 20 nei 20 giorni giorni, quindi i 20 siamo giorni parlando scadranno il 21, 21 quindi fino al 20, mezzanotte alle 20 teoricamente. Dovrebbe scadere la stessa ora questa cosa, alle 20 ma teoricamente. E perciò allora l'ha presentata alle 20 davvero avere qualche ora in più vabbè è una battuta allora il sindaco allora farà una il sindaco all'interno di questi 20 giorni può eventualmente revocare le dimissioni, quindi rientra nella La pienezza revoca è dei legittima, poteri. La revoca è la legge legittima, consente lo questo. consente, anche se aveva dichiarato così verbalmente che le sue Benissimo, dimissioni erano benissimo. irrevocabili. Nel momento in Ora, in cui, questo momento, in questi 20 quindi giorni, se ne revoca. bisogna precisare una cosa, che in questi 20 giorni il sindaco, la giunta e il consiglio possono svolgere soltanto Ordinaria amministrazione. ordinaria amministrazione. Ma come Non non c'è, posso, non viene convocato, non può essere convocato convocato un consiglio il consiglio comunale, quindi comunale, tu non si può rimarrai senza. fare, non si può No, approvare il bilancio, non si può approvare il bilancio di cioè non puoi previsione, non si possono convocare il consiglio sul perché nuovo sarebbe una domanda straordinaria. Perché
Le uniche, gli unici sedute dei consigli comunali ordinari sono quelle che si riferiscono al bilancio, di previsione ed è consultivo. Soltanto ordinaria ammessa, quindi no, però, oggi, se uno vuole andare, bilancio, però adesso. Oggi voglio dire, il comune di Mola, nonostante le dimissioni, diciamo, c'ha sempre un sindaco, di Mola. Così come ha un consiglio comunale, il consiglio non è che è già sciolto, il consiglio è sospeso, è in ordinaria, quindi nei 20 giorni ordinaria amministrazione. Il sindaco è ancora sindaco, gli assessori sono ancora assessori. Sì. E i consiglieri comunali sono ancora consiglieri comunali. Però sugli assessori è importante dire una cosa: noi abbiamo l'assessore Saponaro, Rossana Saponaro, che non è più in funzione, che che è ancora formalmente in carica, però non è più presente alle riunioni di giunta da almeno 2 mesi. E prende lo stipendio d'assessore? Credo di sì. Credo di sì. Nel momento in cui tu se non c'è una revoca di delega è addirittura l'indennità. Quindi l'assessore Saponaro percepisce. Non partecipa avrà partecipato a qualche riunione, ma è da parecchio che non partecipa più, né è più presente negli uffici. Quindi non abbiamo più di fatto un assessore, nonostante sia ancora in corso. Viene a partecipare alla giunta, quindi però si possono contare su ma ormai non partecipa più da quello che io se il sindaco dovesse revocare le dimissioni, puoi dire peste corna, ma lo può fare se dovesse avere, ritorna nella sua funzione. Però è chiaro che se invece non revoca e quindi il giorno 22 febbraio perché alle 21 si conta alle 8 giorni. Di sera il 21 scadono i 20 giorni e quindi tu che ti credi che il prefetto sta alle 21.01 se il giorno 21 alle ore 20 il sindaco non revoca le dimissioni, il giorno dopo, che il prefetto ne deve prendere atto, manda il tutto al ministro dell'interno, il quale recepisce, prepara una relazione e la manda alla Presidenza della Repubblica. Benissimo. Il Presidente della Repubblica emana un decreto presidenziale, ed è l'atto di scioglimento. E il prefetto nomina un commissario straordinario. Nomina il commissario. Quindi noi avremo il commissario fino alle prossime elezioni. E veniamo al dunque. Sì. Qualcuno dice che ce la facciamo a poter svolgere le elezioni nella prossima tornata, che dovrebbe essere maggio, giugno, dal 15 aprile al 15 aprile, perché è la tornata, perché il 21 febbraio scade questo termine e noi, siccome dobbiamo fare il tutto entro il 24 febbraio, quindi ce la faremmo. Questo dice qualcuno, se non sbaglio lo dici tu. No, tu non sei di questo segno. Altri però mi hanno fatto notare, e qui chiedo a voi cosa ne pensate, che poiché stiamo parlando di giorni che cadono sabato o domenica, è difficile che il Ministero dell'Interno e addirittura la Presidenza della Repubblica possa fare un decreto, perché la legge sembra, e qui vorrei chiedere a voi, che parli dallo scioglimento del Consiglio. Quindi se lo scioglimento non avviene entro il 24 febbraio, non possiamo noi andare alla prossima tornata. In questo caso andremmo alla prossima tornata dell'autunno, potrebbe essere anche l'autunno. Ah, non c'è l'autunno, ma sarebbe. Non è stato revocato. E qui le opinioni sono diverse. Vabbè, a parte l'autunno così. Che cosa pensate voi su questo? Giusto per far capire. Le dimissioni del sindaco rientrano nel tempo e ci siamo. Il problema è lo scioglimento, l'atto di scioglimento del Consiglio. Che chiaramente anche per i giorni festivi, sabato e domenica, che ci troviamo in mezzo, non può essere fatto entro il 24. Quindi tu sei della linea che non avremo lo scioglimento prima del 24. Io di miracoli, soprattutto al ministero, che lo conosco. Secondo te, diventa una decisione politica, va bene? Perché la prefettura è già allertata, il ministero è già allertato. Il 22 partono le carte per Roma, il 22 stesso il ministero ha già preparato il... Volendo, tu dici, se vogliono, anche se arriva il 27, si può votare a questa sessione elettorale.
però noi abbiamo fatto secondo altre verifiche. Allora, secondo te il nostro redattore Nicola Bellantuono ha fatto delle puntuali ricerche e praticamente le abbiamo anche pubblicate. Praticamente da tutti i casi che sono stati esaminati abbiamo visto che quando arrivano le dimissioni irrevocabili del sindaco, quindi trascorrono i 20 giorni, poi si mette in moto la macchina, prefetto, ministro dell'interno, presidenza della Repubblica. Abbiamo visto che mai dalla comunicazione del prefetto al decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica intercorrono meno di una settimana, cioè non ci è sono difficile. È molto difficile, perché ci sono proprio dei tempi di tecnici di lavorazione, non è che Mattarella sta lì di notte con la penna in mano, insomma, quindi no? Tu pensi in base a questo? In base pensi? A questo e anche da tutti i casi che abbiamo visto, abbiamo verificato che tutti i decreti, i DPR sono intervenuti entro il 24 febbraio, firmati dal Presidente della Repubblica, poi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta anche successivamente, però si è votato, purché la firma del Presidente sia stata entro il 24, si è votato nel turno primaverile di quell'anno. Per gli altri casi andati oltre il 24 con la firma del Presidente della Repubblica, si è andati al turno dell'anno successivo. Anche per esempio un comune grande come Bologna ha aspettato un anno. C'è qualche eccezione, per la verità, l'abbiamo riscontrata con il comune di Porto Scuso in Sardegna, dove peraltro ci fu un ricorso da parte di alcune forze politiche e il TAR si pronunciò dicendo una cosa importante, che per condizioni, la legge parla di le condizioni per lo scioglimento del Consiglio si devono verificare entro il 24 di febbraio. Allora, l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dice che queste condizioni, per il verificarsi di queste condizioni ricorre con l'irrevocabilità delle dimissioni del sindaco, quindi il decorso dei 20 giorni, più il decreto del Presidente della Repubblica. Invece la pronuncia del TAR della Sardegna dice no, che le condizioni sono sufficienti, è sufficiente che siano decorsi i 20 giorni. E quindi, però lì non sappiamo se poi c'è stata una pronuccia del Consiglio di Stato. Non abbiamo. Una linea di massima. Quindi la nostra è una situazione di assoluta incertezza. Di assoluta incertezza. Diciamo che le dimissioni del sindaco causano già però siccome non dobbiamo decidere noi potremmo avere delle opinioni. Se il sindaco si fosse dimesso anche qualche giorno prima rispetto al primo di febbraio, secondo voi l'unica forza politica è il PD, abbiamo a Mola, quindi i famosi miracoli si farebbero attraverso il PD. No. Io voglio capire, secondo voi, ma un'opinione, questa è un'opinione che dobbiamo, non è che si può infrangere la legge, secondo voi si vuole andare alle elezioni, cioè la maggioranza del sindaco vuole andare immediatamente alle elezioni? Ma non è che lo decide il sindaco oppure, se andare alle elezioni, però, perché il ministro dell'interno è il Presidente della Repubblica, non è che guarda un'eccezione. Però insomma, io mi chiedo, come mai siamo arrivati a fine gennaio? Se è una situazione che si trascinava da tempo, molto probabilmente posso anche pensare, un'ipotesi, sto parlando di ipotesi, che ci sia stata anche una volontà di trascinare la situazione fino a fine gennaio per evitare di fare le elezioni. Allora io mi chiedo, nessuno vuole andare alle elezioni oggi, no, secondo voi? No, rispondi Pino e poi Andrea. Pino e poi Andrea, poi dobbiamo dare la pausa. Secondo te chi vuole andare alle elezioni e chi, facciamo come si fa a livello nazionale, perché in questo momento abbiamo i problemi anche a livello nazionale, c'è chi vuole andare alle elezioni e c'è chi non ci vuole andare. Secondo te chi ci vuole andare alle elezioni? Fa parte del miracolo anche il fatto che c'è già un appuntamento di rinnovo amministrativo tra aprile e giugno, e quindi questo sarebbe soltanto da accodare agli altri comuni che vanno a votare. Non è una cosa tanto. Il problema di chi sta a Mola, che vuole andare o non vuole andare, è chi ha una struttura organizzativa si sente abbastanza sicuro da poter andarci. Quindi per esempio il PD. Per esempio il PD, che bene o male, per quanto faccia schifo in questo momento, per come è ridotto, perché in tutto, in tutte. No, io sto parlando di Mola a un certo punto. Perché è una situazione, come hai detto tu, ogni settimana. Ogni mese bisognava fare la conferenza stampa. Su 2 anni non abbiamo mai fatto. Va bene. Già questa segreteria è venuta fuori in un congresso che è rimasto bloccato la sera e poi il segretario si è deciso. Da piazza 27 anni. Quindi il PD ci siamo spostati a piazza del Il PD è spaccato, non va bene. Spaccato. Diciamo che mentre prima la struttura di un partito era fatta dalle famigerate correnti, che almeno bene o male
come dire, si salvaguardavano di per sé. Adesso c'è un insieme di persone che ognuno fa la corrente sua. Poi qualcuno se n'è andato. Cioè la corrente è una sola, diciamo così, no? Ma molti se ne sono andati anche, hanno dato le dimissioni del PD Mola, sì, alcuni esponenti sono andati PD, via. Già, c'è una situazione. Il PD sta ascoltando il peccato originale di aver partecipato alle primarie e di essere stato asfaltato, mentre si pensava al contrario, che doveva essere asfaltato. Insomma, secondo te nessuno vuole andare alle elezioni? No, ci vogliono andare, però ci vogliono andare in condizioni di sicurezza. Allora il centro-sinistra, ma no, perdono, absit in una verbis. Non esiste il centro-sinistra. No. Quella parte lì, la coalizione bene comune, diciamo così. No, no, no. Non esiste. Non esiste. Non esiste. Quindi, devono cercare pure un candidato sindaco. Devono cercare un candidato sindaco, anche se questo sembra abbia tutte le intenzioni di ripresentarsi. Ma come si ripresenta? Ah, questo sindaco si vuole ripresentare. Come si ripresenta? No, ma questa è una novità. Due minuti. Come questo sindaco si vuole ripresentare? Sì. Lo vogliamo dare? No, non mi dire. Lo sappiamo. Allora. Ah, no, se allora. È impossibile, dai. Non ci credo. Ma fa parlare. Non ci credo. E non ci credo. Vedremo se avrei ragione. Va bene. Chiaramente non si può rappresentare sotto l'egida dei moderati come fu l'altra volta. Perché lui stesso, appena eletto, ha sciolto i moderati. Perché il segretario dei moderati l'ha sciolto, però c'è questo, che il gruppo dei moderati è formato dai due cosiddetti fuoriusciti, che ne detengono anche la proprietà del simbolo. Mm-hmm, appunto. E l'attuale sindaco, quindi, ha dietro di sé gli avanzi di Progetto Mola, non di Progetto Mola, gli avanzi di Progetto Mola. Perché ti ripeto quello che ho detto minuto. Poco fa. Il gruppo Progetto Mola si era già diviso proprio per quelle ragioni di mancato coinvolgimento, eccetera, eccetera, e la gestione padronale da parte dell'assessore Mola e del segretario politico tra virgolette, ombra Sabino Pesce, si era già diviso nel dicembre 2015. I rumors in quel gruppo erano già da loro, io ci ho parlato personalmente, con diversi della prima ora, e che mi parlavano di tutte queste cose. Morale della favola. Morale della favola, lui si presenterebbe come Progetto Mola. Abbiamo già un locale da adibire a sede, già da parecchio tempo. Via di Vale. Fianco alla cooperativa di pescatori. Sì, sì, sì. La copriamo. Dobbiamo chiudere, è vero? Okay. No, erano finiti il discorso. E finisci. Allora, dall'altra parte c'è il centrodestra, questo sì è il centrodestra, che pensa di avere la vittoria in tasca. Però. I signori, cioè gli amici e i signori, i compagni, i camerati che diavolo sono loro del centro-destra, se non hanno un candidato, a parte il candidato, già ne stanno tre o quattro in Italia. Okay. Se si abbandonano la lotta fratricida che c'è stata l'altra volta, la vittoria la vedono sfumare proprio tranquillamente. Ok, dobbiamo interrompere. Okay. Ci vediamo fra poco. Mangiolino, farmacia Mangiolino, grazie, ciao. Presa Edile Chimienti. Dal 1993 l'esperienza dell'impresa Edile Chimienti è al servizio della clientela per lavori edili di ogni tipo. Ristrutturazioni, costruzioni, edificazioni di volte a botte, a stella e a vela, in pietra o in tufo, secondo tecniche di antichissima tradizione. Un'impresa d'eccellenza sia nella ricostruzione e ristrutturazione sia nell'edificazione di immobili civili, industriali e rurali. L'impresa Edile Chimienti è a Mola di Bari, in via Canudo 47, telefono 080 47 46 415.